ritorniamo in diretta in onda su Voce delle Chiese, su Radio Bequiet Evangelica. Continuiamo la nostra chiacchierata, però ci siamo allargati, ci siamo moltiplicati qua in studio, perché con me, e do il benvenuto alle mie ospiti, abbiamo due persone, ovvero Anaïs Scafidi Domianello e Jessy De Laurenti. Ciao, ciao Anaïs, ciao Jessy, prego, potete avvicinarvi un po' quando dovete parlare al microfono. E le abbiamo invitate perché Anaïs e Jessy sono, diciamo, le due referenti di un nuovo percorso legato all'animazione giovanile che già era iniziato l'anno scorso, o forse due anni fa, o solo l'anno scorso, Anaïs? Nella pratica, diciamo, l'anno scorso. L'anno scorso, con appunto la figura di Anaïs, ma adesso, insomma, si è ampliato inserendo anche la figura di Jessy. L'idea è quella di riuscire in qualche modo a coordinare, a seguire e a supportare laddove necessario le attività pensate per i più giovani, per diciamo una fascia d'età anche piuttosto ampia, delle chiese del primo distretto, quindi la Valpellice, la Valchisone Germanasca e il Pinerolese e Valli Limitrofe. Allora, intanto Anaïs, come è andato l'anno scorso? Un primo bilancio, quali sono un po' le basi su cui hai costruito e poi adesso stai condividendo con Jessy il vostro lavoro? Grazie, buongiorno a tutti e tutte, ci rivediamo anche quest'anno. Ci rivediamo. Dopo, sì, un anno che è stato molto di, come dire, assestamento e di scoperta, riscoperta dell'esistente sul territorio del primo distretto, che è il territorio delle nostre valli. Quindi, prima dicevamo, sì, è stata nella pratica, ci siamo attivati l'anno scorso, sicuramente è un discorso, un ragionamento che parte molto prima e che parte dal momento in cui l'animazione giovanile si era interrotta come progetto in concomitanza con la pandemia, per cui sì, a fatica, con tanto ragionamento e tanto anche lavoro d'equipe, perché noi adesso siamo qui in due, ma il progetto è fortemente sostenuto e arricchito da altre voci e altri pensieri che hanno portato alla decisione di ripartire l'anno scorso in questa modalità che dicevo, di tastare il terreno per capire cosa aveva più senso far ripartire. E visto che già l'anno scorso nella pratica poi sono ripartite alcune attività, ci siamo resi conto che, insomma, non poteva essere il lavoro di una sola persona quello di coordinare poi tante realtà che compongono le nostre valli, e quindi finalmente adesso siamo in due a occuparci di questa cosa e possiamo anche seguire meglio, diciamo, tutte, certo, le varie parti e pezzetti. Certo. Quindi Jessy, a te la parola, insomma, come è stata questa entrata nella parte di animazione giovanile? Tu in realtà già bazzicavi un pochino con i giovani, tu sei sei membro di chiesa di Villarpellice. Sì, esatto. Ciao a tutti. Ciao, ciao, benvenuta. Grazie. Sì, io sono della comunità di Villarpellice e quest'anno mi è stato chiesto di coordinare insieme a Anaïs il progetto di animazione. Super felice perché già qualcosa facevo in animazione, comunque in generale, quindi ho accettato molto volentieri. È iniziata bene, direi, ci troviamo bene. Cosa avete fatto in questi primi mesi in cui sono ripartite un po' le attività anche delle chiese? Allora, sicuramente siamo state un po' dietro le quinte a organizzare tutto, le cose un po' più noiose forse all'inizio, però che vanno fatte e siamo qua apposta. Poi abbiamo partecipato alle riunioni, alle assemblee di chiesa, che grazie a tutti per averci invitato, tra l'altro. Abbiamo raccolto le idee, i suggerimenti di pastori, ma anche di altre persone che hanno chiesto il nostro aiuto, anche perché c'è bisogno di ripartire e noi siamo felici, speriamo di fare grandi cose e niente. Sì, il settore, diciamo, giovanile, l'impegno nella parte giovanile certamente è un impegno importante, è un impegno anche faticoso come, diciamo, monte ore, perché un conto è, diciamo,
essere presenti o lavorare magari in un determinato weekend piuttosto che durante un incontro, ma c'è un lavoro di preparazione dietro che insomma richiede ore e ore e sovente riunioni e sovente poi insomma si cambiano le carte in tavola, e questo porta via molto tempo. E però insomma un ambito di lavoro molto importante, soprattutto quando diciamo, cara Anaïs, la frase che non ci piace, cioè i giovani non ci sono nelle chiese, che non è vero. I giovani ci sono, ma certo bisogna proporre anche delle iniziative che siano accattivanti, allettanti, che sappiano costruire una comunità all'interno di una comunità allargata. Quindi siamo all'inizio di attività, cosa ci potete raccontare, cosa vedete un po' all'orizzonte? Dunque, allora, apriamo il libro. No, l'elenco è molto lungo, il menù è molto ricco. diciamo che si riparte un po' dal conosciuto, quindi una serie di attività che non ci siamo inventate ex novo, ma che continuano ad andare avanti e con, diciamo, l'avvio di un nuovo anno ecclesiastico ripartono. Per cui, ad esempio, abbiamo una serie di eventi in programma per i catecumeni e le catecumene, ad esempio il famoso weekend ad Agape, piuttosto che un altro grande classico che seguiamo noi sono anche le colonie estive, questo guardando già proprio all'estate. Ma nel frattempo succedono anche tante cose che succedevano prima, poi si sono interrotte e adesso riprendono, come ad esempio, per parlare proprio del nostro circuito, quindi della Valpellice, le gite del precatechismo, che era un appuntamento super gettonato prima del Covid, ovvero questa gita autunnale di un giorno a visitare una delle comunità della nostra valle, e poi la gita primaverile che invece sarà fuori porta, ancora non sappiamo bene dove, però di cui ci occuperemo insieme quest'anno con il gruppo di lavoro delle gite del precatechismo. Bene. Questo è solo un esempio per dire di cose che ripartono. Mentre se vogliamo guardare ad esempio al secondo circuito, un altro grosso sforzo, diciamo, del circuito è quello di far ripartire ad esempio i weekend, il catechismo circuitale di terzo anno. A rotazione. Esatto, quindi nelle diverse comunità del secondo circuito ci sarà un weekend al mese dedicato proprio a chi fa catechismo nel terzo anno. E questi sono giusto degli esempi per dire che sì, come diceva Jessy, c'è quel lavoro di dietro le quinte, e come giustamente ribadivi anche tu, che è fondamentale, però a noi piace anche sporcarci le mani e andare proprio a conoscerli questi ragazzi e capire cosa poi li motiva, li attiva, certo, e li fa partecipare, certo, a queste iniziative. Beh, insomma, già si inizia adesso, perché da questo pomeriggio e poi domani e dopodomani già c'è un primo appuntamento per le chiese del primo circuito. Domenica, abbiamo detto, sarà la domenica della riforma, quindi ci saranno dei culti legati al ricordo, insomma, dell'inizio della riforma protestante. Il primo circuito, le chiese del primo circuito hanno deciso di scegliere come momento dedicato alla domenica della riforma il pomeriggio di domenica a Pra del Torno. Il perché magari ce lo spiegate voi, perché è un po' una conclusione di un weekend questo, giusto? Sì, esatto, questo weekend parte questa sera, tra poche ore anzi. Tra poche ore. Ci sono 20 ragazzi, siamo insieme ai pastori Stefano, Davide e Michelle. Questo weekend ha come tema il futuro, e poi in previsione di organizzare il culto insieme ai ragazzi, proprio per renderli attivi. Culto della domenica pomeriggio. Esatto, sì. Lo faremo insieme. Lo svolgiamo alla Rocciaglia, il weekend. Niente, non c'è bisogno di svelare altro, va bene così. È giusto per ricordare che già si parte, insomma. Sì, subito. E anche molto bello, trovo, questo modo, no, di legare un percorso, una parte di attività specifico per i giovani, quindi diciamo due serate più intime tra il gruppo di ragazzi, di ragazze che parteciperanno insieme agli animatori e ai pastori, poi però una restituzione alle comunità, e quindi anche un modo per davvero tornare, come dicevamo prima, a inserirsi nella comunità più allargata, che è la comunità, in questo caso, delle chiese del primo circuito. Sì.
Bene, ma l'hai detto benissimo, detto benissimo. Non aggiungiamo nient'altro. Esatto. Bene, quindi care ragazze, cara Anais e cara Jessy, buon lavoro. Immagino che però insomma rimaniate aperte a eventuali richieste, suggerimenti, sì, giusto? Assolutamente. Assolutamente sì. Noi, come dobbiamo purtroppo dichiarare, abbiamo un tempo limitato per fare tutte queste belle cose, ma ci sembra che abbia senso dare poi voce e spazio a tutto quanto il distretto, quindi raccogliamo da ogni luogo, dai più remoti a quelli più diciamo sentiti, qualsiasi spunto, richiesta e invito, perché a noi piace tanto essere invitate. C'era ancora una piccola cosa che ci faceva piacere anticiparvi, ovvero che stiamo organizzando un ciclo di formazioni per tutti coloro che partecipano ad attività giovanili più addentro alla chiesa, come possono essere monitrici, catechisti, animatori delle colonie, ma non solo. E che quindi presto sui nostri social comparirà anche questo calendario di formazioni. Quindi questo per dire che abbiamo anche una pagina Facebook e una pagina Instagram. Seguiteci. Daniela con i suoi potenti mezzi tecnologici vi metterà i link giusti. Sì, segnaleremo. Non farete fatica, però altrimenti animazione primo distretto o animazione giovanile è... ci trovate lì, siamo lì. Bene, allora grazie ad entrambe, rinnoviamo l'augurio di un buon lavoro ad Anais Scafidi Domianello e Jessy De Laurenti, le due diciamo coordinatrici dell'animazione giovanile del primo distretto. Buon lavoro e grazie per essere state con noi. Ciao. Ciao.